Cominciamo, consiglieri. Apriamo la seduta di stasera. Do la parola al segretario generale per l'appello. Mantellassi. Presente. Rovai. Non c'è. Fluvi. Falorni. Mannucci. Bagnoli. Ramazzotti. Iallo Renzi. C'è? Sì. No, va bene, ora non c'è. Poi se quando entra. Giacomelli. Caporaso. Cioni. Scusate, Cioni Simona. Ancillotti. Faraoni. D'Antuono. Pagni. Poggianti. Presente. Ecco. Ora. Presente. Presente. Sì, è presente ma è fuori. Fuori anche lui. Presente. Siamo 22, possiamo cominciare. Sono 20. Siamo 23, possiamo cominciare. Sì. Allora, il primo. Quindi 23, scusate. Il primo punto all'ordine del giorno è comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio. Io ho una breve comunicazione da fare rispetto alla comunicazione che ho ricevuto da parte della consigliera Simona Di Rosa sulla sua volontà di cambiare gruppo consigliare, quindi di lasciare il gruppo consigliare Movimento 5 Stelle e quindi di conseguenza il ruolo di capogruppo e entrare a far parte del gruppo Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli, della quale ho già ricevuto l'accettazione da parte del capogruppo Poggianti. Quindi do comunicazione al Consiglio della attuale composizione dei gruppi consigliari: gruppo Partito Democratico composto dai consiglieri Alessio Mantellassi, Viola Rovai, Sara Fluvi, Simone Falorni, Laura Mannucci, Atos Bagnoli, Rossano Ramazzotti, Roberto Iallorenzi, Luciano Giacomelli, Roberto Caporaso, Simona Cioni, capogruppo Simone Falorni. Questa è Empoli: Lorenzo Ancillotti, Andrea Faraoni, Maria Cira D'Antuono, Chiara Pagni, capogruppo Lorenzo Ancillotti. Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli, Andrea Poggianti, Federico Pavese, Simona Di Rosa, capogruppo Andrea Poggianti. Lega Salvini Empoli, Andrea Picchielli, Vittorio Battini, Gabriele Chiavacci, capogruppo Andrea Picchielli. Buongiorno Empoli, Fabio Comune, Beatrice Cioni e Leonardo Masi, capogruppo Beatrice Cioni. Movimento 5 Stelle, Anna Baldi, capogruppo Anna Baldi. E quindi comunico anche al Consiglio Comunale che Anna Baldi diventa, oltre che vicepresidente del Consiglio Comunale, anche capogruppo e quindi siederà nella capigruppo. Mi ha chiesto di poter motivare questa scelta la consigliera Di Rosa e quindi ha 3 minuti per farlo. Sì, grazie Presidente, ringrazio tutti per
darmi questa possibilità di esprimere le mie motivazioni della nuova adesione. Io aderisco al gruppo consiliare Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli e in particolare a Fratelli d'Italia per cui mi sono anche tesserata. Penso che comunque sia noto da fatti di cronaca, ma ci tengo a far presente che l'efficacia di questa scelta si rinvia in data 20 gennaio del 2020. Ho chiesto al Presidente per iscritto la possibilità di potermi esprimere perché sento il dovere di comunicare e motivare a quest'Aula la mia scelta, tenendo presente anche di tutti coloro che mi hanno sostenuta e coloro che adesso mi accolgono calorosamente. Avevo aderito al Movimento 5 Stelle nella speranza che si realizzasse quella rivoluzione che veniva sbandierata perché poi in realtà non si è concretizzata ed era in particolare ci tenevo alla democrazia diretta, a quegli aspetti, a quegli istituti che si diceva dovevano essere promossi nel nostro paese. Credo ancora in questa possibilità di dare una maggiore rappresentatività ai nostri cittadini, alla volontà popolare. Tanto è vero che sto portando avanti un progetto volto a modificare l'istituto del referendum per la nostra città, tuttavia non credo più che questo possa accadere con il Movimento 5 Stelle. Purtroppo questa aspettativa di democrazia è stata disattesa dallo stesso movimento quando ha cominciato ad effettuare innumerevoli espulsioni di chi da a parole loro non era perfettamente inquadrato, di quelli che vengono chiamati dissidenti. E questo è accaduto a livello nazionale, ma altrettanto è accaduto a livello locale e di questo mi rammarico e mi vergogno profondamente. Tutto ciò, a mio parere, ha dell'assurdo nelle premesse democratiche con cui nasce il Movimento 5 Stelle. A livello locale sono state messe a tacere moltissime persone che volevano esprimere la propria opinione, tanto concorde che discorde. Ma tornando alla realtà cittadina, devo segnalare come dal 26 maggio 2019, quindi subito dopo le elezioni, si è dato avvio ad un sistema di disgregazione anche a livello locale post-elettorale, per cui io mi sono trovata nelle condizioni di non poter rappresentare più la mia città, le istanze della gente, non avrei potuto più dar voce a quei cittadini che avevano bisogno, alle richieste di maggior sicurezza, alle istanze dei giovani, e tutto questo sta a fondamento della mia decisione ed è proprio per non tradire le aspettative di coloro che mi hanno sostenuta e di tutti coloro che confidano in una volontà di cambiamento che io ho deciso di dar maggior forza e rappresentatività all'unico gruppo consiliare che rappresenta l'unica e la sola alternativa per Empoli, Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli. Voglio ricordare. Concluda, consigliera. Sì, mi scusi se ho allungato. Voglio ricordare che quando si assumono incarichi di responsabilità della popolazione, di rappresentatività della popolazione, bisogna essere pienamente consapevoli delle responsabilità che ne conseguono e occorre evitare il disfattismo. Pertanto l'astensione non è il mio modo di fare politica e non è quello che chiedono i cittadini e non è quello che io voglio portare avanti. Non era mia intenzione restare immobile senza poter esprimere il mio vero pensiero e non lo è nel rispetto di coloro che mi hanno sostenuta e non è nel rispetto di tutti i cittadini e non è mia intenzione fare la bella statuina e riscaldare gli scranni del Consiglio Comunale. Pertanto mi vedete ora dichiarare la non condivisione
della linea politica del Movimento 5 Stelle e dei suoi componenti, tanto a livello nazionale quanto a livello locale. Sono sicura di trovare, anzi ho già trovato nel gruppo consiliare Fratelli d'Italia una calorosa accoglienza, una struttura politica più compatta e organizzata, dove l'impegno politico viene preso in seria considerazione e lo si può riscontrare in tutti i punti dell'ordine del giorno che ci sono a questa seduta. Ben 18 punti sono i nostri. Per tutti i consiglieri, ora faccio quest'ultima per chiudere, per tutti i consiglieri, in particolare per quelli di maggioranza, voglio rassicurare che nel mio modo di fare politica vi sarà sempre spazio per un confronto costruttivo, per giungere a soluzioni condivise che rispondano adeguatamente agli interessi e ai bisogni di tutti i cittadini. Come ho già avuto modo di esprimere più volte nel Consiglio Comunale, esprimerò sempre la voce e il sentimento dei più deboli e le mie decisioni saranno sempre prese nell'esclusivo interesse del cittadino, ed è per questo che qualsiasi provvedimento che risultasse ottimale per la cittadinanza sarò pronta a votarlo indipendentemente dal gruppo consiliare che lo propone. Tutto sommato siamo all'inizio di questo mandato e il mio proposito sarebbe quello che al termine di questa esperienza possa aver trasferito in ciascun di voi un po' del mio modo di concepire la libertà e il mio modo di ragionare e di votare secondo coscienza e ragionevolezza. E infine ne approfitto per comunicare che oltre a essere vice capogruppo di questo gruppo consiliare, lo rappresenterò anche nella commissione pari opportunità e la mia sarà un'attività soprattutto di vigilanza e di coinvolgimento di tutti coloro che presenteranno istanze alla mia persona. Grazie. Grazie. Allora, procediamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno, interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle relativa a chiusura del sottopasso del Ponte alla Stella. Ah, scusate, c'è la domanda d'attualità, ho sbagliato. Allora, abbiamo una domanda d'attualità presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle per la quale abbiamo in totale 10 minuti di discussione, quindi do la parola al sindaco per la risposta e poi è prevista la controreplica. Pavese. Come tutti sapranno, noi abbiamo presentato un'interrogazione all'incirca sul solito argomento. Quindi, preso atto di questo, chiederei per dignità dell'atto di discutere successivamente anche la nostra. Allora, l'ordine del giorno non è cambiabile perché ci sono delle interrogazioni che sono arrivate prima, quindi. Però il sindaco è disponibile a dare risposta anche all'interrogazione. Va bene? Beh. Prego, sindaco. Sì, io onestamente avevo già pensato di rispondere a entrambe, vista il tema in medesimo. Non sono mozioni, sono interrogazioni, quindi non è che c'è dibattito. Allora, cerchiamo prima di leggervi alcune risposte, diciamo, circostanziate, che ovviamente in larga parte provengono dagli organismi competenti, quindi dall'ASL Toscana Centro, cerchiamo di inquadrare anche la questione di cui si sta parlando, perché ad esempio nella domanda di attualità del Movimento 5 Stelle gli interrogativi, per come sono posti, presuppongono che una parte di queste incombenze, diciamo così, siano a carico del comune, e questo ovviamente non è, ecco, ma lo dico solo come elemento di informazione. Ah, voi non ce l'avete? Ah. Se volete vi leggo le domande. È sul portale. Che portale si guarda?
quando c'è l'ordine del giorno, poi non si sa se c'è, che c'è stata un'aggiunta, e quindi non è che io tutti i momenti guardo il portale o c'è una, magari si può pensare un sistema di alert che quando viene aggiunto cose ci arriva un messaggio sul cellulare, perché se no si chiederà alla segreteria di farlo. Grazie. Presidente, mi scusi, visto che poi l'atto dell'ordine del giorno sarà discusso congiuntamente alla nostra interrogazione, che già era a conoscenza di tutto il Consiglio Comunale, vorrei chiedere se almeno al nostro gruppo, tramite il consigliere Favese, sia possibile la presentazione della nostra interrogazione. No, perché il sindaco sta rispondendo alla domanda d'attualità. Quindi il punto della risposta, prima di avere le risposte, sindaco, bisognerebbe anche sapere le domande al verbale, sindaco. Sì, lo so, allora, al verbale facciamo, chiedevo. Così. Facciamo finire l'intervento del sindaco, poi se dopo ci sarà la replica della consigliera Baldi, se vuole aggiungere qualcosa. Della domanda d'attualità sono tre. Il Comune è a conoscenza di quante persone sono rientrate da inizi gennaio dai paesi coinvolti? 2. Il Comune ha provveduto eventualmente ad isolare casi di rientro dai paesi coinvolti come da procedure standard per il coronavirus? 3. Il Comune ha provveduto nei giorni / mesi scorsi ad un'informazione adeguata anche e non solo presso la comunità cinese presente sul territorio. Queste sono le tre domande della domanda d'attualità. Le due dell'interrogazione a cui faceva riferimento Poggianti sono: se presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Empoli siano stati segnalati casi di alunni e studenti rientrati dalla Cina dal 1 gennaio 2020, se si sia a conoscenza di alunni e studenti ad oggi non presenti perché soggiornanti in Cina. 2. In caso di risposta affermativa a quella di cui sopra, quali siano le misure precauzionali adottate e che si intendevano eventualmente adottare i controlli effettuati eventualmente anche presso i nuclei familiari di provenienza. Va bene? Allora, quindi stavo dicendo che è importante, come dire, provare a chiarire anche quali sono i soggetti in campo, perché a me pare, al netto della polemica politica, e vi dico subito, mi pare non sia, diciamo, appropriata alla rilevanza della discussione, quindi me ne levo immediatamente, mi pare invece estremamente seria la discussione rispetto a dove sono allocate le competenze di carattere amministrativo in una vicenda di questo tipo, perché quello che è più palese, direi, per tutti è che affrontare un'emergenza sanitaria di carattere internazionale e quindi anche nazionale senza sospendere, diciamo, utilizzo questo verbo, l'articolazione per autonomie regionali non è semplice. Ecco, questo voglio dire come punto di partenza, perché è palese come a mano che poi le notizie si fanno consolidate, e ovviamente per me sono consolidate quelle avvalorate dall'Istituto Superiore della Sanità, perché le altre sono, come dire, fonti così di strada, ma non ci si può basare un'azione amministrativa. A mano che quelle informazioni si fanno consolidate, quindi sulle modalità di trasmissione, sulle precauzioni necessarie, sugli interventi da eseguire, eccetera, eccetera, il limite che emerge in maniera sempre più evidente è la frammentazione con cui si rischia di affrontare un qualcosa che invece necessita di un'unica linea di indirizzo. Perché ho fatto questa premessa? Perché è chiaro che poi, giustamente, in questo caso i consiglieri comunali appartenenti a due gruppi politici interrogano il sindaco per sapere cosa ha fatto il sindaco, cosa ha fatto il comune. Ma questo tipo di responsabilità è una responsabilità che va messa almeno dentro una filiera di responsabilità istituzionali. E nello specifico caso delle domande che poi voi mi avete rivolte, è ovvio che per noi il soggetto di riferimento nella gestione di questa emergenza è l'ASL Toscana Centro
e i referenti dell'ASL Toscana Centro su questo territorio per quello che riguarda il settore prevenzione e infettivologia, una parola indicibile. Le misure che sono state messe in atto e che sono state, come dire, quelle previste a carattere nazionale hanno di fatto inizio, diciamo così, a fine gennaio, le ultime settimane di gennaio. E in base alla circolare del Ministero della Salute, come funziona la procedura laddove siamo in presenza di rientro di ragazzi e bambini dal, in quel caso all'epoca ancora si parlava di rientro dai paesi, ora il tema è già un altro, va bene? La procedura è quella che laddove il dirigente scolastico viene a conoscenza del rientro di un alunno dalla Cina o da altre aree affette, lo comunica direttamente all'ASL, quindi il rapporto deve essere diretto tra istituzione scolastica e azienda sanitaria, che mette in atto la misura cautelativa della permanenza fiduciaria a domicilio con sorveglianza attiva fino a 14 giorni dopo la partenza dall'area a rischio. Naturalmente la sorveglianza attiva viene allargata ed estesa a tutto il nucleo familiare, non solo al ragazzo, al bambino che rientra o deve rientrare all'interno dell'istituzione scolastica. Nel comune di Empoli sono stati oggetto di sorveglianza attiva 3 alunni con i relativi nuclei familiari e tutti hanno ad oggi superato favorevolmente il periodo di permanenza a domicilio, i conseguenti controlli e quindi sono rientrati a scuola. Un altro alunno segnalato invece non è ancora rientrato, è ancora in Cina, va bene? Con l'ordinanza della Regione Toscana del 21 febbraio, quindi siamo a pochissimi giorni fa, è entrato in vigore l'obbligo di segnalazione alla ASL di tutti coloro che rientrano anche dai famosi 11 comuni dell'Odigiano più quell'unico comune della regione Veneto e che sono di fatto equiparati da un punto di vista epidemiologico al rientro dalla Cina piuttosto che dallo Sri Lanka, dalla Thailandia, eccetera eccetera, e quindi scatta lo stesso tipo di procedura: segnalazione all'ASL, attivazione della sorveglianza attiva dell'alunno e del nucleo familiare. Trascorrono i giorni e all'interno dei quali si monitorano eventuali manifestazioni dei sintomi, eccetera, eccetera. Se quei sintomi non si manifestano, chiaramente prescrizione sanitaria, il ragazzo può rientrare a scuola e la famiglia esce dalla sorveglianza attiva. Ovviamente la medesima ordinanza regionale prevede invece la quarantena per i casi confermati di malattia, ok? Quindi le procedure sono due distinte tra coloro che in questi giorni, che cosa sta succedendo concretamente, che anche le persone che ritengono di poter essere state a contatto con altre telefonano al proprio medico di famiglia. C'è un primo triage telefonico all'interno del quale il medico di famiglia o il pediatra, che ha l'obbligo di essere a disposizione 24 ore su 24, va bene? In quella conversazione telefonica somministra un questionario prestabilito col quale valuta, diciamo, la situazione e decide qual è il percorso da intraprendere. Forse avrete fatto caso che davanti all'ingresso del pronto soccorso anche del nostro ospedale è stata allestita prima una tenda e poi sostituita con un container. Non so se c'è ancora anche la tenda, c'è rimasto solo il container, c'è ancora anche la tenda.
quella struttura lì, che è una struttura che è stata allestita davanti a tutti i principali presidi ospedalieri della Toscana, è il cosiddetto pre-triage, quindi per coloro che vengono ovviamente inviati lì dal proprio medico di famiglia o nel caso, cosa che non dovrebbero fare perché è scritto e ripetuto in tutte le lingue del mondo, non andare al pronto soccorso, nel caso però che qualcuno si recasse, quella struttura è la struttura grazie alla quale si impedisce che il percorso di chi può essere potenzialmente un portatore, diciamo, anche asintomatico se volete del virus, e entri in relazione con tutto il resto della struttura ospedaliera. Però queste sono cose veramente delle ultime 48 ore, perché a mano che la situazione sta evolvendo vengono anche aggiornati gli strumenti di controllo, di prevenzione e i relativi atti amministrativi. Quindi ad oggi ad Empoli sono cautelativamente in quarantena, scusami, sono cautelativamente in quarantena 4 persone, anche se non sono ancora state classificate come contatti stretti, cioè come persone che siano effettivamente entrate in contatto diretto con il virus, però stanno, diciamo, in un livello di isolamento superiore rispetto a quello della sorveglianza attiva. Nel periodo precedente a quello di cui io vi sto raccontando, quindi sostanzialmente nel mese di gennaio, non c'era una disposizione che chiedeva di fare la registrazione, la sorveglianza, cioè tutte le cose di cui ho parlato fino ad ora. Non c'era per la regione Toscana, non c'era per l'Italia, ecco, vorrei essere chiara, perché se no qui si fa confusione. Sono scattati poi tutta una serie di protocolli. Quindi alla domanda il Comune ha provveduto eventualmente a isolare i casi di rientro dai paesi coinvolti, come da procedura, credo di aver risposto, ecco, le procedure sono quelle e è stabilita ovviamente dall'ASL. Poi vediamo se non perdo nulla per la strada. L'informazione, giusto? Allora, sono stati istruiti, per quello che ci riguarda chiaramente, poi c'è tutto il mondo dell'informazione relativa ai canali sanitari e quant'altro. Per quello che ci riguarda, noi abbiamo istruito il centralino comunale, i dipendenti dei servizi di sportello, con le informazioni da dare, i corretti numeri di telefono da attivare presso l'ASL, presso il Ministero, le loro diverse funzioni, perché anche su questo c'è stata una buona parte, diciamo, di confusione, perché il numero istituito a livello nazionale è stato chiaramente intasato nel giro di qualche nanosecondo, così come lo è stato il numero istituito per l'ASL Toscana Centro. Poi le cose sono andate, come dire, via via un po' diradandosi dal momento in cui è entrata in campo la medicina generale, quindi medici di famiglia, che chiaramente, lo dico senza mezzi termini, in questo momento sono davvero l'elemento più importante di tutta questa catena. E stanno facendo uno sforzo inimmaginabile da tutti i punti di vista, anche rischiando del proprio, diciamo così, perché poi non è semplice una situazione di questo tipo in tempi adeguati nemmeno reperire i dispositivi di protezione individuali necessari. Sono state ordinate 1.200.000 mascherine e stanno arrivando in queste ore per tutta la regione Toscana, ma siamo arrivati al punto in cui era finita la fornitura, ecco. E in tutto ciò noi continuiamo a avere medici di medicina generale che non si sottraggono dalla propria responsabilità. Queste indicazioni sono riportate sul sito del Comune di Empoli anche in lingua cinese, araba, inglese e francese.
Abbiamo cercato di dare ampia pubblicità a quel famoso decalogo elaborato dal Ministero della Salute sul sito comunale e con i manifesti che sono stati e saranno affissi in tutti gli uffici comunali, nei nidi d'infanzia, nella biblioteca, all'archivio storico, nelle mense, negli impianti sportivi, nei musei, ai giudici di pace, in tutte le sale di proprietà e di competenza dell'amministrazione. Abbiamo proceduto all'acquisto dell'igienizzante per le mani da distribuire in tutti gli uffici comunali aperti al pubblico, in tutte le scuole dell'obbligo, in tutti i nidi comunali e in tutte le mense. Abbiamo inviato un'informativa a tutti i dipendenti contenente l'obbligo di dichiarare tempestivamente il proprio dirigente se provengono o hanno avuto contatti con persone provenienti da quelle aree famose di cui sopra, e intensificato gli interventi di pulizia e sanificazione di tutti gli uffici, le scuole, i nidi e elenco di cui sopra. Infine, l'ultima azione che è partita stamani mattina, seguendo l'ultima circolare che è arrivata ieri a seguito dell'incontro tra il Presidente del Consiglio e i Presidenti di Regione, una delle tante decisioni assunte in quella conferenza è stata quella di indicare a tutti i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti l'apertura del COC, il centro operativo comunale, che si apre nei casi di necessità di intervento del sistema di protezione civile. Ora, va da sé che è un'apertura del COC molto particolare, perché non siamo né in presenza di un evento atmosferico né diciamo di una calamità naturale, siamo in presenza di un'emergenza sanitaria. Quindi è evidente che comunque l'elemento centrale del sistema e che dà l'input a tutta la filiera non è, come lo è nei normali processi di protezione civile, il sindaco, rimane l'autorità sanitaria. Lo strumento del COC però è stato richiesto come strumento da poter attivare in maniera veloce laddove, ad esempio, facciamo un esempio spicciolo, ci sia bisogno di portare beni di prima necessità a nuclei familiari o a persone che si ritrovano in quella situazione di isolamento e quarantena a cui facevo riferimento prima, e quindi è indispensabile che poi ci sia anche un'attivazione da parte della comunità e del territorio. Quindi nel COC siedono diciamo tutte le figure che corrispondono alle varie funzioni sanitaria, di presidio del territorio, di organizzazione dei mezzi e quant'altro, e se ce ne sarà bisogno e verremo sollecitati in questo senso, chiaramente risponderemo con gli strumenti a nostra disposizione. E, mi sembra di aver risposto a tutto. Grazie Sindaco. Baldi, prego. Innanzitutto ringrazio il Sindaco per la spiegazione esauriente, però avrei qualche chiarimento in più da chiedere. Allora, oggi fischio anch'io. Vado bene? Non tanto. Quello ha sempre funzionato. Funziona? Mi senti? Ecco, ok. Allora, partirei dall'ultima cosa che mi sono segnata. Parlava Sindaco di questo igienizzante per le mani che verrà consegnato anche alle scuole, giusto? Verrà consegnato quando? Se abbiamo una tempistica? Ecco, perché già sono in tumulto le mamme, si sono già... infatti questa cosa, siccome è venuta fuori nei giorni scorsi, allora colgo l'occasione per chiedere, lunedì, in tutte le scuole dall'asilo, tutte quelle di competenza comunale, quindi fino alle medie, comprese? Avremo solo gli asili nido, dopodiché abbiamo scelto di fare un acquisto anche per le scuole dell'infanzia, primaria e media. Ok,
Va bene, grazie intanto per questo. Poi volevo chiedere, ha parlato di 4 persone messe in quarantena con i vari relativi nuclei familiari. Queste persone qui sono state coloro che hanno telefonato, come diceva prima, appunto per dire non mi sento bene al medico curante o chi per lui o all'ospedale o questo, e sono state poi isolate, oppure c'è stata una procedura diversa? È andata così per queste 4 persone? Sappiamo? Non lo so. Va bene. Poi volevo chiedere. Ma non è neanche necessario, no, no, perché sì, sì, però era una cosa in più per capire se c'era stato qualcosa. Approfitto della tua domanda, Anna, perché siccome ovviamente in queste ore, come capite bene, nella rete informativa che normalmente viene utilizzata tra sindaci ci si sta scambiando anche esperienze e situazioni, ecco, io spero che, come invece sta avvenendo altrove, in virtù di fughe di notizie rispetto a chi sono le persone, qualcuno si sta ritrovando di fronte a casi che assomigliano davvero alla peste di Manzoni. Ecco, quindi io credo che noi si debba avere grande attenzione, massima allerta, ma senza andare a cercare a chi mette lo stigma, perché poi diventa un problema. E anche massimo rispetto, penso. No, no, questo non ci piove. Infatti, rubo un altro attimo, proprio in questi giorni si parlava di hanno detto che sono morti tizio, però senza dire i nomi, perché cosa c'è sotto? Queste cose, vabbè, comunque questa era una piccola parentesi. Parlava sindaco dei 14 giorni appunto che devono rimanere a casa queste persone con la sorveglianza attiva, ma questa sorveglianza attiva chi la fa? L'ASL? A chi è propensa l'ASL a farla? Poi volevo domandare, ha parlato lei, forse seguendo anche l'interrogazione dei colleghi, di studenti, quindi di una triangolazione tra istituto, ASL e quindi poi di conseguenza forzatamente comune, insomma, no? Questa, però per le persone, cioè la domanda nostra era un attimo diversa, perché gli studenti so benissimo che questo è, infatti noi c'era anche la sua interrogazione, ma sappiamo benissimo qual è la triangolazione tra istituto e ASL, ma per le persone tra virgolette normali, cioè non per gli studenti, se qualcuno è andato, la domanda nostra era questa, se qualcuno è andato per lavoro, per svago, qualsiasi cosa, in uno di questi paesi dove c'è questa emergenza, c'è qualche modo in ogni caso per saperlo, il comune può venire a saperlo, sappiamo se abbiamo queste persone in città? Al di là degli studenti, sì, ecco, sì. È più semplice. È estremamente difficile perché noi, come dire, viviamo in un mondo dove da un lato è garantita la libertà di movimento, dall'altro c'è anche grande possibilità di muoversi. Quindi qui c'è un grande punto della discussione, perché il grande punto della discussione è quello che dovrebbe in tutti i modi far leva da una parte su un sistema sanitario istituzionale in grado di prendere in carico le situazioni, dall'altra però su una popolazione che sia informata e responsabile, perché se io scelgo di non dire niente a nessuno, non c'è uno strumento coattivo con cui io sono in grado di trovare quell'informazione. Ecco, quindi è questo il punto della situazione. Si sta appunto alla responsabilità della gente, basta. Bisogna starci, bisogna starci. Sì. Approfitto, credo l'argomento sia di in questo momento grande interesse per tutti, approfitto in 3 parole anche per provare a dirvi qual è la differenza che poi a quel tavolo di ieri mattina tra Presidente di Regione e Presidente del Consiglio è stata condivisa, anche se poi c'è qualche Presidente di Regione che già scappa, va bene? Ma sono usciti da quel tavolo con delle ordinanze e dei decreti, quindi per me sono atti amministrativi e hanno un valore. E perché è una domanda che in queste ore ovviamente mi sta subissando, perché la Toscana non ha chiuso le scuole, gli altri hanno chiuso le scuole e quant'altro. Allora,
al netto delle considerazioni personali ognuno di voi può fare, cerco di spiegarvi allo stato attuale dei fatti qual è la classificazione condivisa che è stata fatta. Ci sono regioni di tipo A, chiamiamole così, che sono Lombardia e Veneto e Emilia-Romagna, all'interno delle quali sono stati riconosciuti focolai del virus. In parte, non in tutte e tre le regioni, ma in alcuni casi con cosiddetti pazienti zero, quindi non riconducibili ad altre filiere. Quelle regioni rientrano pienamente nell'articolo 1 del DPCM del primo, dove si stabilisce in maniera molto chiara quali sono gli obblighi e le ordinanze che i presidenti di regione e a cascata i sindaci devono adottare, quindi chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, limitazione alle manifestazioni pubbliche, limitazione al commercio e una sfilza infinita. Grazie. Poi ci sono invece regioni dove possono anche essersi riscontrati dei casi positivi, come è ad esempio la Toscana, ma quei casi non sono autoctoni, ok? Non fanno focolaio. In questa fattispecie non valgono le regole dell'articolo 1 del DPCM. Questa è per esempio la ragione per cui in questo momento è in corso un braccio di ferro tra il Presidente della Regione Marche e il Governo, che il Presidente della Regione Marche, diciamo, andando dietro a "ma tutti mi dicono di chiudere, tutti mi chiedono di chiudere, io chiudo perché hanno chiuso anche quegli altri", e il Governo che prova, secondo me in maniera piuttosto ragionevole, a dire "se ci siamo dati delle regole proviamo a rispettarle, perché altrimenti qui non si governa più nulla". Ecco. E anche perché, e questa è l'unica considerazione personale che mi permetto, che rispondo a ragazzi soprattutto delle superiori, che capisco da ex studentessa delle superiori, insomma, e mi scrivono a volte anche per le prime tre gocce d'acqua, dice "sindaco, la fa l'ordinanza, chiudi tutto". Però un conto sono ragazzi delle superiori, un conto sono gli adulti, diciamo, e dovrebbero avere un altro approccio alla discussione, perché la misura della chiusura delle scuole in sé per sé e basta non cambia ad una virgola la situazione e i potenziali, diciamo, elementi di contagio che noi abbiamo. Facciamo un esempio che ci riguarda direttamente come città. Supponiamo di chiudere le scuole e di continuare bellamente ad avere tutto il traffico ferroviario libero, aperto, pendolari in su e in giù. C'è una limitazione del contagio? Direi di no. E aggiungo, ha senso che un sindaco preso singolarmente adotti provvedimenti di chiusura se non è inserito dentro la geografia che appunto fa riferimento a un quadro epidemiologico? Io credo che sia una roba da medioevo. Ecco, ora, siccome al netto delle giuste preoccupazioni che ognuno di noi credo abbia, e penso non facciate fatica a capire che io per prima le posso avere, insomma, non è che non sono un essere umano con famiglia, figli, gravidanze e tutto il resto, l'universo mondo, ok? Ma non è che ci si può far guidare dal panico all'interno di una situazione di questo tipo, perché il panico è di sicuro il primo alleato di coronavirus. Se ce n'è uno, quello è il panico. La gestione corretta di un percorso è l'unico modo per provare il più possibile a reagire a questa situazione. E poi credo anche, e lo stanno ormai dimostrando, diciamo, sempre di più, che la principale ragione per cui in Italia il fenomeno sembra più presente che negli altri paesi europei è molto banale, è che noi si è iniziato prima e meglio a fare controlli a tappeto, e questo è il frutto di sistema sanitario pubblico nazionale,
perché è chiaro che in tutta questa vicenda, se non ci fosse stato un sistema comunque basato su protocolli, LEA, responsabilità eccetera eccetera, e tutto fosse rimasto nella buona volontà e responsabilità del singolo, quindi non solo di cittadino ma anche di privato che lo deve fare il controllo, secondo me anche noi si era sui numeri degli altri paesi europei, che mi pare nelle ultime ore fisiologicamente dovranno crescere, perché quando siamo di fronte a una situazione di questo tipo c'è una curva che ha da passare, e naturalmente sta a noi in maniera responsabile e intelligente mettere in atto tutti i comportamenti necessari affinché quella curva sia il più bassa, come dire, possibile, e con il minor numero di danni possibili. Grazie Sindaco. Passiamo al punto numero 2. Come? Domande no, però c'è la possibilità di replica se vuole, visto che abbiamo unito le due cose, sì, se vuole fare la replica, sì, ulteriori domande. Almeno, sì, prego. Allora, siccome in base a una domanda ci è stata data una risposta sui casi di ragazzi e studenti tornati dalla Cina, il sindaco ci ha detto che sono 3 che hanno già fatto l'autoisolamento e la sorveglianza attiva e sono usciti, e ci ha parlato di un 1/4 che ancora non è tornato dalla Cina e presumibilmente non si sa se tornerà. Ecco, se tornerà, a questi punti non c'è più l'autoisolamento e la sorveglianza attiva, c'è la quarantena. Per questo volevo capire un attimino. Ok. Differenza di protocollo, quindi ci sarà più attenzione, cioè nel senso ci sarà sempre comunque una sorveglianza attiva da parte della ASL. Come funziona? La sorveglianza attiva c'è una durata più lunga, cioè è un'altra cosa, però detto questo è comunque la procedura da un punto di vista dell'attivazione di percorso non cambia, cioè nel momento in cui dovesse rientrare scatta l'informazione dal dirigente scolastico all'azienda ASL, l'azienda ASL prende in carico la persona, il ragazzo e il nucleo familiare. Anche se a sto punto non so se è più infettato uno che torna dalla Cina o uno che scende giù da Codogno, però questo, diciamo, fa parte della nostra geografia mondiale, la globalizzazione è anche questa. Grazie Sindaco, grazie Consigliere Pavese, grazie Consigliere Baldi. Passiamo al punto numero 2, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle relativa a chiusura del sottopasso del Ponte alla Stella. Baldi. Non la ripresento più, perché oramai questa ci ha accompagnato per una 15ina di consigli comunali, penso la conoscano anche le seggiole. No, infatti, anche secondo me, se non lo fate apposta, perché mi volete far sentire dire le stesse cose. No, perché è stata presentata il 20 di novembre e nulla, non la presento. Prego, Assessore, grazie. Grazie, Consigliera. Prego, Assessore Bellucci. Buonasera, Presidente. Buonasera. Allora, le pannellature laterali del ponte non presentano disfunzioni, non hanno presentato disfunzioni e hanno un'altezza idonea alle quote stradali e dei terreni circostanti, esattamente come era previsto dal progetto esecutivo dell'opera. Il sottopasso è stato chiuso per alcuni giorni in quanto il reticolo idraulico dei terreni circostanti, saturi naturalmente di acqua, e di conseguenza era inutile l'attivazione delle pompe. L'ufficio tecnico comunale ha già comunque fatto un sopralluogo con il personale dell'ANAS ed è previsto un altro per domani l'altro. E in quella sede l'ANAS ha lo scopo di trovare quelle soluzioni per evitare gli stagni d'acqua a ridosso del sottopasso. Grazie Assessore, prego Baldi. Sì, quindi è normale che
l'acqua defluisca in quella maniera, non a terra come negli altri sottopassi, ma a fontana, a cascata, d'alto, quindi rendendo anche il tutto estremamente pericoloso e ovviamente dovendo chiudere per forza, perché quando l'acqua mi rivola così sul terreno ci si passa tranquillamente, ma quando mi cade a doccia no, è normale, quindi se non ho capito male? Normale, il progetto prevede questo, perché tutti i sottopassi non sono a tenuta stagna, perché se fosse a tenuta stagna ribalterebbero e crollerebbe. Quindi un evento va tenuto conto che non succede sempre, è successo il 17 novembre, dopo un mese e mezzo di pioggia a diritto, quando il retiolo idraulico del Rio di Vitiana era sotto pressione, perché tutta quest'acqua, anche delle pompe, vanno nel Rio di Vitiana. Il Rio di Vitiana ha un comprensorio che parte da Prato Vecchio, Santa Maria, Avan e Ponterotto. Quindi immaginate che siamo all'inizio del bacino, questa pompa va a scaricare nel Vitiana. Cioè, dopo che il Rio di Vitiana ha scaricato Avani, Santa Maria e Prato Vecchio, scarica anche questo sottopasso. Quindi il sopralluogo che faremo venerdì è per trovare una soluzione a evitare questa infiltrazione, ma non solo. Il progetto, il consorzio di bonifica Medio Valtarno ha un progetto sul Rio di Vitiana per vedere se la sezione viene adeguata alle richieste attuali. Grazie. Andiamo al punto numero 3, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli relativa a vari problemi urbanistici e di opere pubbliche, situazione canile comunale, parcheggio Piazza del Popolo, orti abusivi Avane, segnaletica via Emilia e Monaco, parete, cartongesso, scuole medie Busoni, realizzazione marciapiedi via Carrucci e scavi sotto porta Pisana. Chi la presenta? Poggiati. I miei colleghi mi hanno momentaneamente abbandonato, quindi per forza di cose la presenterò. Al di là delle battute, vorrei iniziare, dato che prima si parlava di stigma, iniziando con una premessa per stigmatizzare un attimo l'atteggiamento dell'amministrazione in merito alle interrogazioni scritte. Sapete benissimo che il TUEL prevede una risposta entro 30 giorni, canonici o lavorativi. Oggi siamo stati costretti come gruppo consiliari a ritirare ben 7 interrogazioni scritte che hanno costellato tutto il 2019, la prima di queste era il 22 gennaio scorso, e trasformarle, incanalarle, contenerle in un'unica interrogazione orale. Io mi appello al presidente Mantellassi, perché non è possibile che soprattutto un gruppo di opposizione, il cui primario compito è la vigilanza e il controllo su un'attività dell'amministrazione, non abbia risposte nei tempi. E tant'è che nell'interrogazione, che è visibile da parte di tutti, c'è il riferimento e la data dell'interrogazione scritta presentata. Non mi sembra veramente consono e della dignità di quest'Aula e del rispetto verso tutti i gruppi consiliari che ci siamo dovuti trovare nella condizione di dover rinunciare a 7 interrogazioni scritte e presentarne un'unica orale. Questo, ripeto, lo stigmatizzo con fermezza e spererei che d'ora in poi questa amministrazione possa davvero valorizzare un strumento come l'interrogazione scritta, che è previsto nel nostro regolamento. Al di là di questo arrivo nel merito, chiedo al Presidente un pochino di più di tempo, visto che sono 7 interrogazioni. Sì, va bene. In una, grazie Presidente. Ne do lettura così anche da contestualizzare il problema e poi attenderò risposta. Prima interrogazione, interventi al canile comunale, presentata in data 17 gennaio 2019, quindi in data appunto si andò a fare un sopralluogo che era Sant'Antonio Abate, il protettore degli animali, il quale il sopralluogo dette come risultanza un incontro proficuo con l'associazione che gestisce il comunale, la quale però riferisce di avere 5 lampioni spenti su 9, pozzetti non a norma, scarichi intasati, di avere energia elettrica che fa cortocircuito continuamente, non potendo effettuare le attività sanitarie di riscaldamento degli animali malati e le attività di segreteria con regolarità. Seconda interrogazione, del 22 gennaio 2019, relativa al parcheggio di Piazza del Popolo per i residenti del tratto finale di via Ridolfi. Alcuni residenti, appunto nel tratto breve tra Piazza del Popolo e via Cavour, quindi del tratto finale di via Ridolfi, hanno da tempo fatto presente la richiesta di estendere la possibilità di parcheggiare il loro veicolo in Piazza del Popolo nell'orario 20:09 del mattino,
così come per i residenti nella zona AP e ZTL. Per quanto riguarda la terza interrogazione, relativa invece alla segnaletica tra via Emilia e via Monaco, un incrocio veramente brusco lì davanti alle scuole medie Vanghetti, tra le medie Vanghetti e la casa di riposo Chiarugi, che è incessantemente congestionata dal parcheggio selvaggio. Quarta interrogazione, questa era dell'8 marzo 2019, quarta interrogazione scritta relativa agli orti abusivi di Avane del 27 giugno 2019, è relativa al fatto che in una proprietà pubblica in adiacenza ai condomini popolari di via Manetti, dai numeri 1 a 3, sia stata trasformata ad uso esclusivo privato di alcuni che in via del tutto abusiva hanno chiuso con cancello la zona, nonché fanno uso di acqua condominiale dal porto pozzo artesiano di Publicasa ed impediscono anche la manutenzione verde della zona che presenta pessime condizioni. Aggiorno la interrogazione sottolineando come recentemente ci sono stati anche dei fuochi improvvisi sempre da questi orti abusivi di Avane, sono stati segnalati alla Polizia Municipale che non è assolutamente intervenuta viste le ristrettezze di personale e a maggior ragione che c'è un'ordinanza che fa divieto di fuochi all'interno del nostro comune. Quinta interrogazione relativa alle pareti di cartongesso alle scuole medie Busoni del 22 luglio 2019. Stante la delibera 104 del 28 dicembre 2018 e la determina di circa 7.500 euro per una parete in cartongesso presso le scuole medie Busoni, si chiede se tale muro di cartongesso rappresenti la separazione della scuola media Busoni, che era stata ventilata con la riforma dei comprensivi scolastici, e quale sia la divisione che tale parete realizzerà e i motivi legati a tale realizzazione. Interrogazione penultima, scusate, questa era la quinta, la sesta, relativa invece all'assenza di un marciapiede nel tratto finale di via Carrucci. Interrogazione scritta presentata in data 23 ottobre del 2019. Nell'ultimo tratto di via Carrucci, all'incrocio con via Rossini fino all'imbocco della 67, non esiste marciapiede. Negli anni passati si è costituito anche un comitato di residenti per richiedere il marciapiede, come nel restante tratto di via Carrucci, al fine di risolvere la situazione di disagio. Dopo vari incontri con l'amministrazione e interrogazioni anche in Consiglio Comunale, la soluzione è stata la seguente: divieto di parcheggio delle auto, effettuazione di una striscia pedonale disegnata sull'asfalto senza nessuna delimitazione fra il tratto pedonale e il tratto da scorrimento di auto. La conseguenza è stata che i pedoni non sono stati tutelati, in quanto le auto, soprattutto nei momenti di maggior traffico, usano lo spazio pedonale come ulteriore corsia di scorrimento, oltre che alla sosta, che è indiscriminata. Inoltre, essendo le case sotto il livello della strada, che negli anni è sempre stata aumentata di livello con la posatura senza scasso del manto stradale, in caso di pioggia entra l'acqua dalle porte d'ingresso con i relativi danni alle abitazioni. Ultima interrogazione scritta trasformata in orale, presentata in data 2 dicembre 2019, è relativa invece agli scavi di Porta Pisana e la scoperta di una potenziale stanza con una volta al suo interno. Si chiede con la presente interrogazione se tale stanza abbia un qualche rilievo storico-artistico, se la Soprintendenza delle Belle Arti sia intervenuta e come il Comune intenderà proteggere questo sito o altrimenti coprirlo. Si gradisce poi saperne anche le tempistiche dei vari interventi. Concludo la presentazione chiedendo, riportando per lette le domande dell'interrogazione, semplicemente per avere una risposta puntuale, circostanziata ad ogni singola delle sette interrogazioni cumulate, per poi anch'io farmi latore verso i cittadini proponenti. Grazie. Grazie consigliere Poggianti. Balzottini. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Andando per punti, i disagi che hanno riguardato il canile comunale sono stati già risolti nel 2019 mediante interventi di manutenzione all'impianto elettrico. L'articolo 4 del disciplinare di attuazione della ZCS prevede già un'integrazione al disciplinare della zona AP e ZTL, prevedendo l'estensione del permesso anche ai residenti di via Ridolfi, tratto compreso tra Piazza del Popolo e via Cavour. La situazione evidenziata al punto 3 dell'interrogazione è conosciuta all'amministrazione comunale,
Già nel 2015 furono eseguiti dei controlli dalla Polizia Municipale e in seguito furono rimossi alcuni manufatti risultati illegittimi. Quanto alla situazione che ancora oggi persiste, è stato interessato nuovamente l'ufficio competente al fine di valutare le azioni necessarie a garantire il decoro di questo spazio. Sì, sì, mi riferisco alla questione. Sì, il punto 3 dell'interrogativa. Allora, scusami. L'area immediatamente adiacente alle scuole Vanghetti sarà prossimamente oggetto di studio anche in rapporto alla progettazione e all'ampliamento del plesso scolastico che è in via di definizione. Tuttavia, in attesa di questo momento e verificate alcune situazioni segnalate da residenti della zona, è stata predisposta un'ordinanza per l'apposizione di alcuni dissuasori. L'apposizione di questi ultimi è stata già sollecitata al competente ufficio, che procederà nei tempi compatibili all'attività. Rispetto al punto 5 dell'interrogazione,